Beh, Stefano, che qui non ci sono state davvero emozioni. Dai, niente, forza. Niente, una noia totale. Ci mostrano anche i tifosi. Se vediamo se fare la differenza. Finora nessuna delle due squadre ha convinto. Non stanno costruendo le occasioni necessarie, Stefano. Ecco fatto. Oh. Mantieniti in forza e fa guarire quel ginocchio. Attenzione al possibile contro gli avversari. Che sfortuna qui. Si alza la bandierina. A cosa pensi? La difesa è salita bene, l'hanno tagliato fuori qui. Sto solo guardando la TV. Tuo padre ti ha mai raccontato del suo infortunio? Era il quinto turno di Coppa. Harold era in forma strepitosa, si parlava perfino di Inghilterra. Il difensore centrale lo ha attaccato da dietro. L'arbitro non ha nemmeno fischiato il fallo. Da quel momento in poi, tuo padre ha pensato di aver perso la sua grande occasione. Sai, pensava solo a tornare in campo, così ha affrettato i tempi, rientrando troppo presto. Quando il medico gli ha detto che non poteva più giocare, è cambiato. Completamente. Quindi che cosa stai cercando di dirmi? Ti sto dando un consiglio, ragazzo. Non aver fretta. Non sei tuo padre. Abbi pazienza, tornerai più forte di prima. Ora mangia, prima che si raffreddi. Davvero deve cambiare le cose della sua carriera, questo certamente. Danny Williams, tornato da poco in squadra dopo la più difficile in Premier League, arriva dalla Championship, non va dimenticato, e questa sembra davvero l'occasione giusta per fare buona impressione, per imporsi regolarmente, far titolari di questa squadra.